Quindi in questo video andremo a creare un egregora per raggiungere i risultati che si vogliono. Il primo passo è semplicemente l'offerta. L'offerta vale in tutte le tradizioni rituali, dalle tradizioni cattoliche. Quando andate a chiedere, che ne so, la grazia alla Madonna, accendete la candela, no? È l'offerta rituale. Senza offerta rituale, oppure in qualunque diciamo, attività esoteriche che si possa fare, è necessario sempre fare un'offerta rituale. Quindi, oggi, nell'epoca dell'elettronica, l'offerta virtuale è semplicemente l'abbonamento al canale. Ma è importante, senza di quello non si crea la connessione, non si mette l'intenzione. Sono soltanto 2 euro, uno dice, va bene, è poco. Certo, potevo mettere un livello molto più alto. Ma vediamo, proviamo questa prima egregora a crearla da questo punto di vista. Quindi l'offerta rituale è la prima cosa necessaria. Quindi per adesso abbiamo Stella Marina, Elisabetta Donna 940, le uniche persone che sono connesse. E quindi tanto ne farò diversi di video, vediamo un attimino. Ovviamente andiamo a rafforzare, diciamo, sempre di più la situazione e partiremo con la creazione di questa egregora. Quindi l'egregora è una, come dire, un'attività che ha la funzione di creare una situazione che possa essere positiva per le persone. Vediamo chi entra dentro alla chat, aspettiamo ancora delle persone che stanno entrando. Man mano che entrate, scrivete nella chat. Comunque abbiamo una ulteriore abbonata. Le persone, non è importante, non è necessario scrivere sulla chat, ovviamente. Ma è importante come punto di partenza l'offerta, l'abbonamento al canale. E allora, mentre ascoltate suonare la mia voce, quello che vi chiedo soltanto per la creazione di questa egregora è di posizionarvi, mettervi in una posizione comoda. Mettetevi in una posizione comoda, seduti. Con la schiena eretta ma non tesa, e andremo ad attivare in questo caso una divinità con la quale io sono collegato, una forma pensiero con la quale sono, che io sono collegato per iniziazione, che è la forma pensiero di Horus. Horus è una forma pensiero con la quale io sono collegato. Horus è rappresentato come l'astro nascente. Il Dio Falco. Questa è la prima forma di iniziazione che faremo, una forma di iniziazione legata alla luce. E poi ci saranno altre forme di meditazione con altre forme pensiero di diversa natura. La cosa importante nella creazione di questo collegamento è che andremo a stimolare delle energie molto profonde, andremo a imbrigliare le energie che sono le energie dell'inconscio collettivo per raggiungere ed attrarre amore e successo nella nostra vita. Quindi
Chi volesse partecipare alla creazione di questo egregore deve fare solo l'offerta rituale, l'offerta sacrificale, che in questo caso sono banalmente 2 euro dell'abbonamento al canale. In alcuni casi, nel passato, erano offerte di ben diversa natura, ma poi faremo anche altre iniziazioni dove ci saranno delle altre cose. L'offerta è la manifestare l'intenzione di ottenere il risultato. Quindi le persone che hanno fatto l'offerta e si sono abbonate possono mettersi in una posizione comoda, ascoltare il suono della mia voce, ascoltare la musica di sottofondo e andiamo a creare questa prima forma pensiero. Quindi chiudete gli occhi e mentre state con gli occhi chiusi, tranquillamente. E mentre state con gli occhi chiusi ed entrate in uno stato di trance, entrate in uno stato ipnotico profondo, continuate ad ascoltare il suono della mia voce. E come primo passaggio andiamo a creare un collegamento con la divinità presente in questo momento, che è la divinità Horus, divinità di luce, sotto controllo, cioè favorevole allo sviluppo dell'essere umano, e vi chiedo di visualizzare davanti a te, visualizza davanti a te un grande falco, visualizza un grande falco, un falco che si sta muovendo, visualizza un grande falco davanti a te, che sta volando, potente, forte, fiero. Non teme nulla. La forza del falco è la capacità di vedere in profondità e tu acquisirai questa capacità, la capacità di vedere in profondità le persone che incontri. Acquisirai questo potere unendo tutte le nostre energie alla nostra egregora mentre ti rilassi sempre di più e ti lasci sprofondare in una trance sempre più profonda, sempre più profonda. Dentro di te entra la capacità del falco di guardare in profondità. Potrai osservare i pensieri delle persone, anticipare il loro modo di ragionare, capire se sono sincere o se ti stanno mentendo.
Non importa che fino a prima di ora tu non avessi questa capacità. Adesso stiamo entrando in contatto con l'energia e la forza di Horus, divinità di luce, mentre tu entri in uno stato di trance sempre più profondo, il tuo corpo diventa sempre più pesante, sempre più pesante, talmente pesante che sprofondi completamente sulla sedia o sulla poltrona dove ti trovi. E adesso un'altra capacità del falco, che è la velocità. Il falco, quando va a caccia della sua preda, si muove molto velocemente. Non ha dubbi, non ha incertezze. Non ha paura. E anche tu acquisirai la capacità di agire rapidamente. I tuoi pensieri diventeranno sempre più rapidi, sempre più forti, sempre più potenti. Riuscirai rapidamente a tenere salda la tua mente ed esprimere appieno le tue forze. Continui ad ascoltare il suono della mia voce e respiri. Entri in uno stato di ipnosi sempre più profondo. La tua mente può muoversi nel tempo e nello spazio. E quindi chiunque abbia fatto l'offerta, chiunque abbia sviluppato la giusta offerta, può entrare in contatto con questa energia. Il tuo corpo astrale e il mio si fondono l'un l'altro. Entrano in uno stato di connessione profondo con Horus, il Dio Falco. L'aura e il campo astrale di Horus proteggono benevolmente questa nuova forma pensiero, questa nuova egregora a cui stiamo dando vita. Ascolta il suono della mia voce, ascolta la musica e lasciati andare sempre di più,
sempre di più. Ti stai rendendo conto di tutto quello che è accaduto con questa persona. Lasciati andare sempre di più. Mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respirare. Continua ad ascoltare il suono della mia voce e tutte le persone che si sono connesse, tutte le persone che hanno effettuato una connessione e hanno effettuato un abbonamento a questo canale come rituale, potranno ripeterlo ogni volta che vorranno. Entriamo in uno stato di rilassamento e iniziamo a creare questa egregora che sarà ancora più forte per le persone che vedo collegate in questo momento e che mi vedono. Andiamo ad attingere tutti assieme la forza del falco, la velocità del falco, l'essere risoluto del falco. Il falco quando attacca la sua preda lo fa utilizzando forza, velocità e sorpresa. Con la sua velocità riesce a colpire rapidamente la sua preda con i suoi artigli. Colpendola con il suo poderoso artiglio. E noi acquisiremo la forza del falco, la capacità di stroncare, attingendo le energie di Horus, il Dio Falco, questa capacità. Mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce e respiro, ogni volta che le persone che hanno fatto l'offerta per partecipare a questo rituale e possono riascoltare il video in un secondo tempo anche, riconnettendosi all'energia di Horus, l'offerta rituale è semplicemente l'abbonamento. Ascolta il suono della mia voce, respira. Sta entrando in uno stato di coscienza sempre più profondo. Sempre più profondo. E niente e nessuno può fermare il falco. Niente e nessuno può fermare la nostra forza. È una bolla di luce e di energia, ci avvolge completamente. Ogni mio pensiero si connette al vostro pensiero attraverso l'intercessione di Horus. Ogni vostro pensiero si connette al mio pensiero attraverso l'intercessione di Horus.
il dio falco. Che con generosità ci offre la possibilità di trovare la persona giusta per noi. Ascolta il suono della mia voce, la capacità di avere successo. E tu entri in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Puoi fluttuare nell'aria. Il tuo corpo diventa pensiero. E il tuo pensiero diventa corpo, prende corpo. Mentre continui ad ascoltarmi. E ascoltare il suono della mia voce. Sempre di più. Sempre di più. Una bolla di luce di energia che si espande all'infinito e avvolge il falco. Ascolta, il mio pensiero è il tuo pensiero, i tuoi pensieri sono i miei pensieri. Per intercessione di Horus avremo la possibilità di acquisire la forza del falco, la velocità del falco, la capacità di vedere oltre del falco. Continua ad ascoltarmi e ascoltare il suono della mia voce. Niente e nessuno ci potrà più fermare. Niente e nessuno potrà in qualche modo bloccarci. Ascolta il suono della mia voce e respira. In questo momento siamo tutti connessi, tutti collegati tramite l'energia del falco. Adesso entriamo in uno stato in cui non ci sono più io, non c'è più altro. Tutto l'universo ci appartiene. Possiamo muoverci nello spazio e nel tempo, raggiungendo ogni situazione, ottenendo che lo hanno generato. Nel nome di Horus, di Isis, di Osiride, che lo hanno generato. E così sia. E così sia. Il suono della mia voce.
attraverso questo rituale iniziatico ti verrà dato in dono tutto ciò che il falco ha di positivo, la veste, il contatto, la forza di scoprire la menzogna, la forza per avere il giusto successo nella tua vita. Ogni volta che nel corso della tua vita ti senti giù, potrai riconnetterti a questo video. Quando tra poco riaprirai gli occhi, Adesso, calibrandoti sull'energia, ascolta il suono della mia voce, fai 3 respiri profondi, inspira ed espira, inspira ed espira. Inspira ed espira. E inspira ed espira. E
inizia a muovere le mani, le braccia, le gambe. E piano piano apri dolcemente gli occhi. Avendo creato questa egregora e avendo acquisito queste capacità in questo rito iniziatico che ci hanno connesso con questa energia, che è l'energia di Horus, un'energia con la quale io sono già connesso e che è stata attivata durante questo rituale per le persone che hanno partecipato. E le persone che hanno partecipato sono quelle che hanno l'abbonamento al canale, quella è la condizione d'ingresso, perché è l'offerta. Senza l'offerta ovviamente non si può creare alcuna connessione. L'offerta è presente in tutte le tradizioni esoteriche, anche nella tradizione cattolica, che prevede, non so, l'offerta rituale, insomma, in tutte le tradizioni. Ma ce ne saranno altre e piano piano alimenteremo sempre questa egregora attraverso dei rituali, delle iniziazioni che diventeranno sempre più potenti. Bene, un saluto a tutti e...